conclude questa sera la 12ª edizione del Premio Letterario Cacuri. Mi fa veramente piacere poter condividere questo grande evento, un evento che, ecco, mette in evidenza la cultura, una cultura che è espressione della nostra regione. Ormai il Premio Letterario Cacuri è diventato un evento nazionale, un palcoscenico che negli anni ha ospitato il gota della letteratura italiana, e di questo veramente ne sono felice, felice in quanto realizza anche la Torre d'Argento che viene data ogni anno ai finalisti. Attraverso questo premio, ecco, si vuole dimostrare che c'è una Calabria sana, una Calabria vera, fatta di persone per bene, e che anche attraverso queste manifestazioni vogliono esportare e far vedere che anche in Calabria si può fare cultura. Certamente bisogna esserne orgogliosi, siamo riusciti in questi 12 anni a produrre un format così apprezzabile ed apprezzato non solo in Calabria ma in tutta Italia, addirittura nel mondo. Ieri siamo stati in collegamento con i nostri colleghi argentini ed uruguagi, quindi è diventato un format calabrese importantissimo. Maestro Affidato è stato con noi da sempre, anzi da subito. Senza conoscerci ci ha dato fiducia, perché è uno di quei calabresi che vuole fare, che crede nelle cose, e aveva visto lungo, perché sapeva bene, per le cose che ci eravamo detti, che saremmo arrivati ad ottenere degli ottimi risultati. Quindi il suo brand, il brand del premio e il brand della Regione Calabria adesso cavalcano veramente tutta l'onda di un successo che direi meritato. Sono molto felice di essere qui nella mia terra a celebrare l'eccellenza della cultura, del giornalismo, della scrittura, ed è una bella festa, è bello tornare, è bello ritrovare i miei amici calabresi, è bello stare in questo posto incredibile di una magia fuori dal comune. Scopriremo le due giurie che cosa hanno scelto tra i quattro finalisti. Maria Antonella Cauteruccio, che è dirigente generale del Dipartimento del Turismo Regione Calabria, grazie. Però diciamo, cominciamo a prendere alla larga per poi arrivare a Musil, no? Le differenze, nelle differenze... Le due donne, Schlein. Le tre donne. Ah no, credevo che lei volesse, si riferisse alle novelle di Musil, l'elemento determinante di una nuova governance europea. Io penso con Montaigne che bisogna parlarne. Ha vinto il premio Joseph Conrad l'anno prima dell'invasione russa, e durante l'invasione ha iniziato a documentare i crimini a cui stava assistendo. E quindi sono sorpreso molto positivamente. Due, mi ricordo. Sapete chi c'è con noi adesso? Lo volete? Alzeremo la testa dei cellulari fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. Letteratura e musica. Beh, è un déjà vu, perché già a Sanremo Michele aveva premiato Antonio. Foto di rito. È bello. Sì, per me intanto è sempre un piacere poter ritornare a Cacuri e condividere questo bellissimo premio di cui sono molto legato anche alla cittadina di Cacuri, che alcuni anni fa mi ha anche conferito la cittadinanza onoraria. Da diversi anni realizzo la Torre d'Argento e questa sera sono veramente onorato di poterla consegnare ad Antonio, che insieme abbiamo vissuto un bellissimo festival di Sanremo. Noi quell'anno realizzavamo i premi della critica sala stampa, del premio anche... il premio della stampa Lucio Dalla, il premio della critica Mia Martini, che Antonio vinse non solo il festival ma anche questi due premi, per cui abbiamo vissuto questo momento molto bello, che ecco, mi onoro di tutto questo. Bravo Antonio. Antonio, che dire, grazie. Io non lo so, penso che la musica mi abbia dato la possibilità appunto di abbattere tante barriere, di
avvicinarmi a tante persone, perché sentivo di avere un muro anche che mi divideva anche da quel nucleo emotivo che mi portavo dentro, ed è nata una sfida. È nata una sfida il giorno in cui ho deciso di scrivere le canzoni in italiano, perché inizialmente le scrivevo in inglese, almeno io pensavo fosse inglese. E poi... Allora, il notaio ha la busta come si deve, quindi la prego di consegnarla al nostro Olimpio Talarico. Allora, vince la 12ª edizione del premio Caccuri Paradiso e Naufragio di Massimo Cacciari. Allora, congratulazioni al professor Cacciari, vincitore del 12º premio letterario Caccuri. L'applauso, fatevi sentire, il vincitore. Allora, a consegnare il premio al vincitore è con noi la dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, la dottoressa Maria Antonella Cauteruccio, che invito sul palco. E allora, ecco la consegna del premio, la foto di rito. Alla dottoressa Lidia Ravera, secondo classificato ex aequo. Marcello Veneziani e il maestro Michele Affidato. Allora, se adesso ai tre Banca Gaia Tortora. Allora, ancora complimenti a Massimo Cacciari, a Lidia Ravera e a Marcello Veneziani, e grazie per aver contribuito ancora una volta a rendere unica questa serata e unico questo premio giunto alla 12ª edizione. Questo applauso è per voi da parte di tutti noi di Caccuri, dell'Accademia e dell'organizzatore.